Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video e finalmente sono riuscito ad andare a vedere gli Ottosi Otto. Ma che cazzo dici? Ma Hateful. Odiosi, non Ottosi. Ah, non è Ottosi? Ma che cazzo. Oh, vabbè. Sono qui all'Arcadia a vedere The Hateful Eight. C'è anche qualche VIP, c'è Maurizio Merluzzo. No, Smith, levami queste cose dagli occhi. Allora, e boh, vediamo come sarà sto film. Dicevo, ragazzi, Tarantino è Tarantino, io purtroppo sono malato per lui e sicuramente questo influenzerà anche il mio giudizio, anche se in realtà, per esempio, io dico che a me Django è il film di Tarantino che è piaciuto meno, molti invece è piaciuto, a me no. Purtroppo, nonostante ci sia un ottimo Christoph Waltz e un meraviglioso DiCaprio, non so, è il film che mi ha detto di meno, non che non sia bello, però è il film che mi ha detto di meno. Questo The Hateful Eight io lo piazzo al quinto posto, dopo Pulp Fiction, Le Iene, Kill Bill e Bastardi senza gloria. Questa è la mia personalissima lista e il quinto è The Hateful Eight. Cosa dire di questo film? Innanzitutto mi spiace per chi lo vedrà nella sua versione edita, si perderà la chicca del fatto che Tarantino fa partire il film con l'Overture, che è dai tempi di Ben-Hur che non si vedeva più. Praticamente lui, avendo girato in questo formato panoramico che era quello di una volta, cioè il 2.79 qualcosa mi sembra come ratio, e ha praticamente aperto anche il film in quella maniera, nel modo in cui si apriva una volta. Che cos'è l'overture? È praticamente uno stacco musicale iniziale che dura anche un bel po', circa un 2 minuti, che uno può dire vabbè che palle, però niente, è comunque un tocco di classe, una chicca, perché effettivamente lui considera il suo film come un'opera. E c'è da dire poi che anche registicamente, soprattutto nella prima parte, sembra di vedere proprio un'opera teatrale portata su schermo, perché si svolge tutto in una sola location, attori che si muovono veramente poco e parlano veramente tanto, e quindi c'è, diciamo che tutto costruito intorno ai dialoghi, dialoghi che non sono propriamente tarantiniani nella prima parte, come uno si aspetterebbe. Infatti questa qui è una cosa che un pochettino mi ha deluso un po', però il film comunque l'ho adorato, perché artisticamente, secondo me, Tarantino è fenomenale, io non ci posso fare niente, ripeto, sono di parte. Per me lui è un artista che disegna sulla sua tela, non gliene frega nulla degli altri, come ho già detto anche di Iñárritu, e quindi io comunque il film sotto questo punto di vista l'ho adorato. Tra l'altro ci hanno dato questo meraviglioso puscolino, roba per nerd, con dentro parti del film, insomma, poi comunque me lo spulcerò per bene. E questo qui era chiaramente esclusiva per il Roadshow, cioè per quelli che hanno visto appunto il film in anteprima in 70 mm. E dunque, il film è diviso in 6 capitoli lineari. Sapete che normalmente Tarantino è uno che salta, va avanti, un po' indietro, un po' su, un po' giù. In realtà qui invece è stato piuttosto lineare, tranne che in un capitolo, il quinto, dove fa un flashback. Per il resto è stato lineare e questo non me l'aspettavo da Tarantino, anzi mi aspettavo di non capirci la solita mazza fionda come il suo solito, che va avanti, indietro, non si capisce un cavolo. E invece no, mi ha sorpreso ed è rimasto lineare. E c'è stato anche bene nella vicenda, perché ti porta, diciamo che ti trascina proprio fino alla prima parte, ti prende, ti tiene lì così, tu sei proprio avvulso in questa storia, cercare di capire tutti questi dialoghi perché parlano veramente tanto, e poi parte nel secondo tempo che diventa veramente cattivo come Tarantino sa essere. Tra l'altro c'è forse la prima scena di nudo che vede in un film di Tarantino, maschile integrale. In un contesto poi che è abbastanza atroce, no? E quindi anche questa cosa qui un pochettino mi ha spiazzato. Poi butta lì cose nel finale che non sai se si avvereranno o meno. Insomma, la genialità di Tarantino è anche questa, cioè ti butta lì cose che non sai mai poi se avverranno, se non avverranno, non sai mai che cavolo aspettarti, no? E queste cose qui sono cose che a me piacciono veramente tanto. Citazioni chiaramente a gogo, citazioni a Ian Plinskin perché c'è Kurt Russell, non solo, anche alla cosa, figuratevi, Baita in mezzo a tutta la neve, Kurt Russell, cos'è che si può citare, ovviamente, no? E non solo quello, quindi comunque citazioni è
colonna sonora di Morricone, bellissima, che tra l'altro, come cambia l'inquadratura, tronca anche di netto la colonna sonora, e questo qui, cioè, tronca la musica che sta andando, e quindi lascia un pochettino così spiazzati. È proprio, è un film strano, però proprio puramente tarantiniano. E l'ho trovato più tarantiniano questo di Django, anche se in alcuni punti invece in realtà sembrava anche un po' meno, per esempio, ripeto, nei dialoghi. Quindi vabbè, comunque a me è piaciuto, non è il miglior film di Tarantino, però è piaciuto. Parlando degli attori, Samuel Jackson, sempre straordinario quando è diretto da Tarantino, in italiano è reso sempre da Luca Ward, che è comunque abbastanza nella parte, però diciamo che ormai è nel suo cliché, cioè anche se magari Samuel Jackson in originale magari cerca di dare sfumatura al personaggio diversa, Luca Ward lo rende sempre uguale, e quindi questo potrebbe essere un difetto, potrebbe essere un pregio per chi è abituato, insomma quello poi dipende dal gusto personale. Ottimo il lavoro di Marco Mette su Tim Roth, che è stato straordinario anche lui, mi piacerebbe vederlo in originale perché io conosco l'attore in originale, quindi voglio vedere com'è, anche perché poi lui ha l'accento britannico e appunto lì nel film inglese in realtà si capisce che è inglese perché te lo dicono tipo dopo un'ora del film, e quindi non si può capire questo dal doppiaggio, no? Quindi voglio vedere le varie sfumature in lingua originale. E il personaggio che mi ha un pochettino deluso è stato Michael Madsen, ma non perché per colpa sua, è stato proprio il suo personaggio che è stato scritto in quella maniera, perché non è che faccia molto nel film, ed è una figura che invece noi abbiamo sempre più o meno visto di rilievo, come era in Kill Bill, soprattutto la seconda parte, come è stato anche Le Iene, quindi comunque mi ha lasciato un pochettino così, che non facesse molto in questo film. Fa la sua, per carità, però non molto, come non è molto incisivo come in altri film di Tarantino, e questo qui mi è un po' dispiaciuto perché comunque la faccia da cazzone, dal cazzutello ce l'ha proprio, no? Però vabbè, tecnica comunque sempre straordinaria, mi piace tantissimo sempre la fotografia di Tarantino, quella che dall'alto picchia sui tavoli, poi fa rimbalzare le luci sulle facce. E non solo, poi c'è anche stato un errore qui, che però è stato un errore voluto. Tarantino a un certo punto ha fatto un triplo scavalcamento di campo. Se non sapete che cos'è, vi lascio il link in descrizione a un mio video dove spiego la regola di 180 gradi e lo scavalcamento di campo, e l'ha fatto tre volte consecutive. Non è una svista, perché una svista la fai una volta, se lo fai tre volte consecutive vuol dire che lo stai facendo sapendo che lo stai facendo. E uno dice, vabbè, ma come fa Tarantino a fare un errore tecnico? In realtà è che secondo me lui lì ha pensato che tanto comunque non avrebbe disorientato lo spettatore. Questo perché? Perché lui ha ripreso la planimetria dell'interno della baita in una maniera talmente perfetta che ve l'ha data in mano. Cioè voi sapete già collocare gli oggetti perfettamente nello spazio in quella baita, anche se non ve li inquadra. Quindi il fatto che lui vada a scavalcare il campo non ha avuto influenza negativa sul prodotto, cioè sul prodotto finito, ed è per questo il motivo che non bisognerebbe fare gli errori. Però questa è la differenza appunto tra chi fa gli errori sapendo che cosa sta facendo e chi invece li fa perché non conosce le regole, e lì viene fuori poi sempre una cagata. Qui non è venuta fuori la cagata semplicemente perché, ripeto, lui aveva già preparato già prima il contesto per poter fare poi quella cosa lì. Quindi insomma, ripeto, adoro Tarantino per queste cose, per tutte le citazioni che fa, per il fatto che se ne sbatte di se il film piacerà o non piacerà, non è uno che si mette a 90, quindi fa quello che vuole lui. Poi perché poi magari fallisce come ha fatto con Django, ma io apprezzo che lui abbia voluto fare Django anche se a me non è piaciuto, perché poi comunque è un gusto mio perché ad altri è piaciuto, quindi niente. Non posso dire troppo di questo film perché rischio poi di spoilerarvi, perché è talmente tanto parlato che se dico qualcosa poi ve lo spoilero, quindi andatevelo a vedere se l'avete già visto, perché comunque l'anteprima era ieri, qualcuno avrà potuto anche vederlo, so che poi girava già la versione a Umma Umma, quindi sicuramente qualcuno l'avrà già visto. Fatemi sapere se l'avete già visto, che cosa ne pensate, se volete andarlo a vedere, che cosa vi aspettate, se amate Tarantino, se disprezzate Tarantino, perché c'è anche chi non lo sopporta. Per esempio c'è gente che ha criticato questo film dicendo che la prima parte era noiosa. È vero, perché è tutta parlata. Ma per me, che io adoro il cinema fatto in una certa maniera, per me è stato un atto teatrale portato al cinema, quindi me lo sono goduto. Poi magari se uno non gli piace, perché gli piace tutta l'azione, quelle cose lì, vede Tarantino, si aspetta comunque di ridere sui dialoghi, tutta l'azione, e lo vede che c'è solo per la prima parte, il film dura 3 ore, magari dice, vabbè, che palle, cioè, questo lo posso capire. Però a me invece è piaciuto, perché mi piace anche il film fatto in quella maniera. Quindi insomma, poi ripeto, mi spiace per chi vedrà l'edizione edita,
che sarà priva dell'overture e dell'intermission. Infatti ci sarà anche un problema qui, perché l'intermission dura un quarto d'ora e il narratore, che in originale è Tarantino, nel film a un certo punto dice: li avevamo lasciati a un quarto d'ora fa. Questo voi che lo vedrete nella versione normale non capirete perché dice così, lo prenderete come una semplice frase del film, no? Ok, ah sì, c'è un salto temporale nel film, in realtà noi siamo stati proprio fermi un quarto d'ora, è questo che non c'è, è la cosa assurda. Perché? Perché c'era l'intermission, com'è nell'opera. Se voi andate a vedere l'opera, c'è l'overture, c'è l'apertura, con l'orchestra che suona, poi c'è l'intermission di un quarto d'ora per poi prendere il secondo atto dell'opera, no? Quindi insomma, ripeto, mi è piaciuto tanto come Tarantino ha gestito questa cosa e purtroppo non capisco perché non mantengano queste cose qui. So che magari qualcuno potrebbe non apprezzare, perché è chiaro che chi va a vedere il Roadshow e quindi l'anteprima è magari più appassionato di altri, però io sono convinto che le cose bisognerebbe cercare di lasciarle il più originali possibili come le ha pensate il regista, siccome, o comunque l'autore originale, siccome già gli togli 70 mm perché non lo puoi proiettare dappertutto i 70 mm, perlomeno le altre cose lasciagliele, poi vabbè, queste sono scelte e amen. Niente, per questa recensione era tutto, ripeto, fatemi sapere che cosa ne pensate e come al solito vi ringrazio tutti quanti e vi saluto al prossimo video. Ciao!